Patonzissime, è arrivata la gossip un secondo fa. Questo è il primo video, è la prima volta che cerco, riesco a farvelo senza averla già aperta, perché non credo debba arrivare nessuno e quindi ce la facciamo. Scusate la postazione, ma anzi lo faccio adesso. Appena la apro, andiamo. Sempre di questo bellissimo colorino. Devo dirvi una cosa, me l'ha lanciato il corriere, sì. Il corriere da... Ecco, aspetta, volevo fare giusto questo. Oh, scusate il tutto... Cioè, scusatemi per come sono ridotta, conciata. Il colore è sempre questo, dicevo, il corriere me l'ha lanciato dal... Ho la stradina piccola sotto casa, me l'ha proprio lanciato dal pulmino. Ed è veramente pesante, io non so cosa ci sia qua dentro, però vediamo, facciamo così. La guardo dalla telecamera anch'io. Fiocchetto, dai basta, fiocchetto. Pensavo arrivasse domani che è venerdì, invece è arrivata oggi. Beh, non c'è di luce, vabbè, pochissima luce c'è. Facciamo così, ecco qua, c'è la finestra dietro. No! Ma non è la glossy! È la mashup che avevo ordinato, non ce l'ho guardato! No, scusate! Vabbè, cioè nel senso... Bello, quindi ho una oggi e una domani? Qui io ho letto prodotti cosmetici, pensavo fosse la gloss, invece no, è la mashup che avevo ordinato. Allora, avevo preso questa Natural Body... Oh, sono contentissima, ci sono rimasto malissimo! Bella lì, perché ho visto China Grace e ho detto no, tu, di nuovo, turna, di nuovo, invece no, è la mia mashup! Per quello che pesa, perché ho cercato di prendere, io l'ho presa solo per una cosa, che è questa, per la pastello Bosco, mi sembra fosse, sì, esatto, vediamo, oh, com'è godurioso, sei caduto, è il tappo della fotocamera, no! Io ho preso la mashup praticamente solo per questa. Dopo che l'ho ordinata, sono passati 2 giorni e hanno messo quello sconto che la pagavi 15 euro, non lo so, mi sono mangiata le mani, ma proprio il giorno dopo, 1 o 2 giorni dopo. Comunque no, questo è stratosferico. Cioè io ho ordinato 20 euro di roba solo per questo, lo so, però dicevo era pesante perché allora, dato che c'era, ho cercato di buttarci dentro le cose più pesanti, quindi, cioè le quantità più grandi. Quindi ho preso questa lozione corpo alla mirra della Zens Fantasia. Non si sente niente. La mirra buona, cioè leggerissimo come profumazione, però sembra. Ma la conoscerete già se ce l'ho. Io questa non l'ho vista nelle altre box, è veramente grossa, forse erano di quelle dell'edizione limitata della Spa, non lo so. Latte corpo esclusivo che ripristina il giusto equilibrio epidermico della pelle lasciandola. Io non ho guardato neanche le caratteristiche, ho visto che erano 200 ml, giusto? Sì. E lozione corpo non basta mai, poi su una superficie grande ci vuole una quantità grande di vernice. E no, sono contenta di questa qua. Poi ho preso per il viso, c'erano tutte le cremine, però erano sempre 5 ml, 3 ml così, o dei patch, quelle cose. Allora ho preso lo scrub esfoliante delicato per il viso, è buono odore, che è quello che io non ero ancora abbonata nel mese in cui è arrivato. Molti l'hanno criticato, io sinceramente lo uso spesso sotto, più che altro sotto la doccia lo faccio lo scrub al viso. No, buona profumazione anche questo. Cosa sono? 50 ml, 12 mesi, questo è 6 mesi. Sono contenta perché magari vuol dire che non ci sono tante robine. No, parabeni ci sono. Beh, ho preso anche lo shampoo quello che era nell'ultima glossy ma che non mi è arrivato, ma della Kune Paris, per i colori capellati, per i capelli colorati. Madonna santissima. Oh, è sigillato, va bene. Dopo 10 anni ho capito che era sigillato
E l'ultima cosa, tra gli smaltini c'erano tutti quelli della Laila, quelle cose lì, ma non, sinceramente, ne ho tantissimi di colori. E allora, dopo aver detto mille volte al team Glossy che avremmo preferito, cioè che avrei, ho visto anche altre ragazze, che avrei preferito uno smalto colorato della Gina. Come parlo? È che sono di fretta, non vorrei che arrivi il mio moroso e poi non voglio, non ho ancora scaricato nessun video per, come si dice, per modificare, per comunque fare montaggio video. Quindi spero di non doverlo interrompere a metà. E dopo aver detto, cavolo, ma della China Glaze, già che c'era, già che viene un po' tanto, potevate metterci uno smalto colorato, no? E ovviamente io cosa ho scelto per il settore mani nella mia mashup? Il China Glaze, l'avete già visto, ce l'ho qua da mezz'ora, Ridge Filler, che è quello che... Ah, guardate, ho cercato di fare quella storia con la sfumatura, a parte, vabbè, l'ho fatto 2 giorni fa, non si vede bene, con la sfumatura, solo che ho messo poco, cioè questo è totalmente diverso da, cioè non è venuta molto bene, ma era la prima prova, non ho bilanciato molto il bianco. Comunque, e allora ho preso questo qua che è per i dislivelli delle unghie, base riempitiva lattiginosa per creare una unghia omogenea, istruzione, applicare 2 strati. Usato come base, in tal caso applicare uno strato solo sulle unghie naturali prima dello smalto. Ah, ok, farò così. Quant'è? Quanti sono? Allora, non mi ricordo che l'altro che mi era arrivato. No, l'altro, quello che mi era arrivato a me era il matte ed era più piccolino, forse era 8 ml, questo è 14. E non aveva la confezione, che butterò, però. Sì, chimico, bellissimo. E boh, no, sono rimasta malissimo. Pensavo fosse la Glossy, ero contentissima perché il team aveva detto qualche giorno fa, forse lunedì, che sarebbero arrivate venerdì o comunque venivano spedite di venerdì. E quando mi ha chiamato il corriere pensavo fosse un'altra cosa, perché ho ordinato, vabbè, una custodia per il cellulare in silicone dalla Germania. E... cosa c'ho? E invece era questa, ero convintissima, ero detto, oh, grande boxy glopci, è già arrivato, invece no, il mashup, no, sono contentissima, cioè sono contentissima, le ho ordinate io, le ho scelto io, quindi non è che posso dire, oh, figo, non ho scelto proprio le cose che avrei preso io. Questo qua avrei, se fosse stato più grande, però vabbè, essendo un sample, vediamo un po' com'è, lo scrub non lo utilizzerò ancora perché ne ho uno della Le Cosmetic, che credo sia un affiliato del Carrefour. Era quello che costava meno. E sto usando quello che sarebbe per il corpo, però visto che è molto delicato, non gratta troppo. Quindi questo, appena finisce quello lì, userò. Anzi, potrei mettere questo in doccia, uso questo solo per il viso e il resto per il corpo, come andrebbe usato. Che buono! Buono! Sono contenta. Forse allora la speranza che arrivi un altro colore per la Glossy di a maggio può essere ancora, come si dice? Non c'è nessun bigliettino. No, cioè, non è vana questa speranza qua. Ma che tristezza, tipo un... Grazie Paola per aver speso 20 euro così per noi. No, zero. Grazie Gloss. Vabbè, sono veramente felice. Questa sera farò già qualcosa con questa matitina qua, che credo sarà la prima matita della mia vita che finirò nel giro dei mesi di scadenza. 12 mesi, sì. No, mi sa che non ce la faccio. Va bene, guardi, sempre del levido, io non so con chi, cioè come, vabbè. E sembro impazzita, ma credo di non esserlo. È un periodo un po' così della mia vita. Ho qualche problemino, c'è stato al lavoro, probabilmente, cioè, ho,
cioè comunque sto lavorando, però pian pianino riusciamo ad andare avanti, ma non fa niente. Ci sono queste piccole gioie della vita, tipo la glossy, che almeno per quella mezz'ora mi ha rallegrato. Ah no, ci sono anche il tempo di raccontare questo ragazzo che mi sarà lì che mi dice tutte le volte che torno a casa mi fai la testa come un pallone. Poverino, guarda, è stupendo. Sì. E boh, vado a già caricarlo, anzi prima lo comprimo, faccio prima. E vi mando un bacionissimissimissimissimo. Sto mettendo su qualche idea per i video. Se avete qualche idea ditemelo. Comunque credo di fare una specie di giveaway a breve, ma per le poche iscritte che ho, nel senso, almeno sfrutto l'idea che ho visto da un'altra youtuber e bambolina, oddio, XA, non tutte le volte che lo leggo non riesco a leggerlo. Ogni volta che lo leggo non riesco a dirlo. Comunque, anche lei aveva fatto un giveaway. Non ho visto se è chiuso, mi sa di sì. E aveva consigliato di mettere nei commenti degli argomenti ai quali eravamo interessati per i video. Cioè, e quindi probabilmente gli ruberò questa idea a fare anche la stessa cosa, anche perché vabbè, non ho mai fatto un video di presentazione, quindi non ho ancora improntato il canale su qualcosa di particolare, ma credo che sarà una cosa più vasta, non sarà solo di unghie oppure di creme o solo di promosse bocciate come ho fatto fino adesso. Vorrei fare qualcosa di più anche per chiacchierare un pochino di più. E quindi se volete sapere qualcosa di me o comunque che io faccia un video di presentazione magari, perché non l'ho... Non, forse ho caricato 15 video, non ho ancora fatto niente del genere, ditemelo. Comunque a breve spero, credo, giveaway. Vedrò un po' cosa mettere tra i premi. Vi mando un bacione. Grazie se avete visto tutto il video fino in fondo, e grazie per aver sopportato questa mia 12 minuti di pazzoidigigigità, e bacione ancora. Ciao, grazie.